di voler intervenire Cataldo Perri, il dottor Perri, ex assessore all'ambiente. Prego. Buonasera, una cosa brevissima. Io ricordo che nel 2007, eravamo quasi ad un anno dall'essere stati eletti, proposi un'idea di fare di Fiume Nicà un parco fluviale attrezzato, con camminamenti, di trekking, con aree di ristoro nel suo percorso, che potesse andare da Cariati fino a Campana. Uno, perché è un'area di straordinaria importanza naturistica, ricca di cicogne che vanno ancora a nidificare, ci sono le tropie, mi pare, alcuni animali che ogni tanto si vedono, per cui c'è anche una valenza di tipo naturistico che non va sottaciuta e non va assolutamente dimenticata anche nell'ambito degli incontri che si faranno poi con le istituzioni sovracomunali proprio per preservare quest'area. L'altra è un'area di straordinaria importanza storica. Ricordavo un giovane di Torretta di Crugo l'altra volta che saluto con grande piacere, e devo dire che tutti i giovani delle Lampare stanno dando un grandissimo contributo di civiltà, di sensibilità, che fanno ben sperare per questo territorio, Filippo. Vedo giovani straordinari di grande onestà intellettuale che difendono la loro terra senza interesse di botteghe o di partiti. Detto questo, è un'area di straordinaria importanza archeologica, la battaglia dei Crotoniati contro i Sibaritidi, quella è una straordinaria giacenza di rilevanza archeologica notevole, secondo me. Allora, anche questo aspetto va rilevato probabilmente nelle varie sedi di contrattazione, quando si va ad inibire, se possibile ancora, a contrastare questo mostro immane. Io sono un po' ottimista, perché siamo obbligati ad essere ottimisti in questa terra che sa purtroppo sempre più di morte, dall'aumento dei tumori, ne parlavo l'altra volta, dal taglio delle ferrovie, dalla chiusura degli ospedali. Fanno la TAV nel nord Italia e per compensazione il governo regala al territorio 20 milioni di euro. Ci chiudono l'ospedale e per compensazione ci regalano la morte assoluta, una discarica di rifiuti speciali. Noi sappiamo che i rifiuti è un argomento straordinariamente importante rispetto alla propria gestione. Le discariche pubbliche hanno un po' di crismi di maggiore tutela, perché è una discarica pubblica, con tutto il rispetto per la qualità morale dei proprietari di questa discarica. Io credo che saranno senz'altro oggetto di pressione di tutti gli affari indranghetisti mafiosi, non dell'Italia, di tutta Europa, per venire a scaricare rifiuti speciali ma non pericolosi. Allora, le falde acquifere di Fiume Nicà, la rilevanza archeologica, questo progetto di cui si parlava all'epoca, all'inizio, ti ricordi, Mario? Mi ricordo che venni a Scalacelli proprio una sera, e apro un'altra piccolissima parentesi: quella sera c'era un certo assessore all'ambiente, un certo Diego Tommasi, a cui la cittadinanza di Scalacelli ha dato la cittadinanza onoraria. Mi farebbe piacere sapere però se l'assessore che ci ha rifilato questa polpetta avvelenata nell'ultima giunta della Regione Calabria fosse stato proprio Tommasi o qualcuno, perché se fosse stato Tommasi avrei proposto di ritirare la cittadinanza onoraria, certamente. Però c'è troppo sospetto in questa terra, dove i sogni di fare cose belle non succedono mai, non si avverano quasi mai: un camminamento naturistico, aree attrezzate per i turisti e per noi. Le cose brutte purtroppo si realizzano. Io mi auguro, e sono convinto di questo, alla luce della saggezza di Aiello, della capacità di combattere di Filippo, di Angelo Donnici, di Mario Salvate, che questo coordinamento di sindaco voglia preservare questo territorio dalla morte assoluta. Non è solo l'oggetto di scarica, è oggetto futuro di questa terra. L'ultima mazzata al turismo e all'ambiente, poi siamo definitivamente morti.